Vi propongo mezz'ora di meditazione Zen, nella quale vi guiderò brevemente nella pratica della postura, della respirazione e dell'atteggiamento della mente, per poi leggervi un passaggio da un libro del maestro Roland Reich. Dunque prendete una posizione seduta per terra, possibilmente, sedetevi su un cuscino a gambe incrociate con le ginocchia per terra, oppure tenete le gambe di lato in seiza, o sedetevi su un panchetto come faccio io se avete dei problemi alle ginocchia. Potete anche sedere su una sedia, purché cerchiate di tenere la schiena diritta senza appoggiarvi allo schienale. Ma se la condizione della schiena diritta per voi è impraticabile, allora potete anche appoggiarvi. L'importante è che non vi lasciate distrarre dalla comodità e ritorniate costantemente all'attenzione al corpo e al respiro. Una volta presa la postura, unite le mani in gassho e espirando inclinatevi in avanti. Venite su e portate la mano sinistra all'interno della mano destra, solo per la lunghezza delle dita delle mani. I pollici a contatto l'uno con l'altro, in modo che siano orizzontali e che formino un ampio ovale con gli indici. E appoggiate i polsi sulla radice delle cosce, in modo che il taglio interno delle mani sia a contatto col basso ventre. Tenete la schiena diritta, la testa diritta e lasciate cadere lo sguardo al suolo a 45 gradi di fronte a voi. Gli occhi sono socchiusi. Portate la punta della lingua a contatto con la radice degli incisivi superiori. Tutto quello che dovete fare è concentrarvi sulla postura del corpo e osservare il respiro. Quando compaiono dei pensieri, non attaccatevi a essi, non ricamateci sopra e non cercate di scacciarli. Osservateli. E ritornate al corpo e al respiro, non intrattenetevi con i pensieri. Andranno via da sé, così come le sensazioni gradevoli o sgradevoli della postura compaiono, restano a farci visita per un certo tempo e poi scompaiono da sé. La pratica è più forte del dolore e della gioia. Rimaniamo concentrati sul corpo, a osservare il respiro.
La fede giusta. Avere una fede giusta rinforza uno spirito determinato. È la prima porta del Dharma. La fede nel buddismo non è una credenza cieca in una verità rivelata che si impone come autorità e che non bisogna mettere in dubbio e che non occorre neppure sperimentare. Shakyamuni Buddha non voleva che i suoi discepoli diventassero dei credenti. Fino al suo ultimo insegnamento, li ha invitati a verificare coi loro stessi occhi la validità di ciò che insegnò loro, facendone esperienza. Egli non ha mai preteso di avere realizzato qualcosa di speciale, che solo un essere straordinario o superumano possa realizzare. Egli si è semplicemente arreso all'evidenza della realtà della vita così com'è, vale a dire impermanente, senza alcuna sostanza indipendente, soggetta alla sofferenza se questa realtà viene rifiutata. Ma si viene liberati da tale sofferenza se la si accetta. Ma per accettarla bisogna abbandonare l'attaccamento alle nostre costruzioni mentali, delle quali la principale è la falsa credenza nel nostro ego, come qualcosa di fisso, di sostanziale, ci fa sembrare di essere al centro del mondo, o quantomeno del nostro mondo. Questo egocentrismo è la causa principale delle nostre sofferenze e impedisce l'apertura a una relazione sana, disinteressata con gli altri, capace di amore e di compassione. La fede è la fiducia in una verità nella quale si è riposto la nostra esperienza, avendola verificata. Anche se non si può spiegare con delle parole, l'autentica fiducia, l'autentica fede in Zazen, non può risultare che dall'esperienza pratica e concreta del lasciare la presa dalle nostre abitudini mentali ordinarie. Ed è Zazen che può farci realizzare ciò, ma deve essere uno Zazen praticato con fiducia. Se si dubita della pratica, non ci si impegna veramente. Si ha sempre qualche riserva. E non si può realizzare la verità di questo insegnamento. Che in questo caso, evidentemente, alimenta il nostro dubbio. Viceversa, se ci si impegna nella pratica con una fiducia totale, come un bambino che accetta di lasciarsi guidare dal proprio genitore, se si accetta di rimettersi a Zazen e di lasciare che Zazen ci spinga al di là dei limiti del nostro piccolo ego, allora questa fiducia permette a Zazen
di risvegliarci e di liberarci. Il principale risultato è che praticare con fiducia, mettendo tutta la propria attenzione e la propria energia qui e ora, può rendere Zazen stesso risveglio. Comprensione intima, intuitiva della realtà profonda della nostra esistenza, della propria interdipendenza con tutti gli esseri. Allora ciò che si comprende intuitivamente si realizza nel nostro modo di continuare a praticare. Ci si armonizza con la verità, lasciando la presa, istante dopo istante, da tutti i bonno, le illusioni che sorgono nello spirito durante Zazen. Così questi bonno, queste cause di sofferenza diventano inoffensive. Certamente sorgono pensieri d'avidità, di ostilità, che possono attraversarci lo spirito, quando è immerso in una certa ignoranza, come lo stato di Kontin, la sonnolenza, mancanza di vigilanza, o di Sanran, l'agitazione mentale. Ma questi pensieri, questi stati non ci condizionano più. Non si fa che attraversarli? Con una pratica profonda ed energica, che fa in modo che nulla aderisca allo spirito in Zazen. Le pensieri delle emozioni possono apparire, ma nulla aderisce allo spirito, che non ristagna su niente. È come uno specchio che non può essere macchiato da nulla. Può riflettere un desiderio, ma non si trasforma in questo desiderio. Può riflettere l'odio, ma non diviene questo odio. Si constata semplicemente la presenza di queste emozioni. E le si lascia ritornare alla vacuità dalle quale esse provengono. Ed è così che praticare con fiducia, con fede, Zazen, diventa la porta della grande libertà. Ci consente di muoverci tra tutti i fenomeni della vita, e si ha uno spirito così in armonia con la natura del Buddha. Che è presente ovunque e sempre, perfettamente cosciente e lucido.
Unite le mani davanti al volto, i gomiti all'altezza delle spalle e inclinatevi in gassho. Dolcemente tornate su. E per questo incontro è tutto. Grazie.